Liana Tumbiolo è presidente della FILDIZ sezione di Mazara del Vallo e oggi presenta proprio qui a Mazara del Vallo in una splendida cornice un importante momento che sono i codici venuti dal mare. Perché i codici? È una risposta tecnica alla quale io non so darle che nelle motivazioni. Posso soltanto dirle che Liana Tumbiolo a livello personale ha scoperto questi codici all'Arsenale di Palermo, dove era stata invitata per una manifestazione filatelica. Quando ha letto che questi codici così definiti erano stati scoperti da Capitan Ciccio nel 2008, indubbiamente che ne è rimasta molto sorpresa e si è rivolta a chi di competenza, cioè a Sebastiano Tusa, con il quale abbiamo concordato di presentarli in Mazara del Vallo, dove fin oggi non erano stati mai presentati. Questo incontro di stasera, che sarà seguito domani da altri due convegni di grande rilievo, è sicuramente un evento. Io non attribuisco grande importanza al fatto della conferenza di oggi, ma alla divulgazione del messaggio che noi abbiamo voluto dare attraverso questi dépliant azzurri. Se me ne date uno in mano che ne sarebbe grazioso, perché questi dépliant contengono la relazione del sovrintendente Tusa, che illustra proprio le finalità di questo incontro. I codici venuti dal mare sono delle cose estremamente preziose, che hanno un notevolissimo valore e per il quale la FILDIZ, la città di Mazara, si muoverà per poterli fare tornare o restare in Mazara del Vallo, per fare un tutt'uno con il Museo del Satiro, dove noi abbiamo quella splendida opera che tutti conoscono e che abbiamo nel mondo. Questa è la relazione del sovrintendente Tusa, che mi ha caldeggiato nell'incontro di oggi, al quale lui non potrà essere presente perché è a Pantelleria e quindi ha avuto dei contrattempi sotto questo profilo. Spero di essere stata esauriente per quanto riguarda questa intervista, alla quale non ero preparata, ma a cui volevo aggiungere un'altra piccola cosa estremamente importante, che il 6 ottobre i codici venuti dal mare sono stati presentati come un evento eccezionale alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, che ha festeggiato proprio con questo evento il 40° anniversario dell'istituzione del Dipartimento Marittimo di Mazara del Vallo. Abbiamo il vicecomandante della Capitaneria di Porto, che è il comandante Dario Riccobene, e per la sovrintendenza invece abbiamo Alessandra De Caro, che anche lei ha un nome interessante, ricorda un grande attore che poi è anche un grande professore. Allora, in questo momento proprio di professori si parla, perché stiamo parlando di una cosa bellissima, che sono le ricchezze del mare, quindi questi beni che sono stati recuperati nel mare e che vengono a noi per ricordarci quel passato glorioso che è stato, per mantenere un presente pieno di arte e di cultura. Allora, prima chiediamo alla sovrintendente: e voi che cosa ci fate tutta questa bellezza, di tutta questa allora capacità? Nostri sono, intanto mi permetta di portare i saluti del sovrintendente del mare Sebastiano Tusa, che per altri compiti istituzionali non può essere oggi qui. Io mi occupo di attività di valorizzazione del patrimonio culturale sommerso, Museo del Mare e dell'Arsenale della Marina Regia, e sono qui col mio collega, è giusto dirlo, Ignazio Lodato, della Biblioteca Regionale, che ha curato per primo, essendo un restauratore, questi beni. Ma il nostro è, oltre a una passione che ci lega a tutte le persone, penso, che sono qua, il mare, sono i nostri compiti istituzionali. Il nostro compito primario è quello della conoscenza, della ricerca, della tutela, ma della valorizzazione, della campagna di sensibilizzazione. Quindi quando Capitan Ciccio, diciamolo, per prima ha portato questo meraviglioso reperto dei due codici alla Capitaneria di Mazara del Vallo, poi la Capitaneria di Mazara del Vallo li ha subito consegnati a noi, sono andati in una prima parte in biblioteca e poi restituiti a noi. E devo dire che quando l'avvocato Tumbiolo ci ha detto ci ha messo in contatto con la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per questo meraviglioso, bellissimo, i 40 anni di una Capitaneria di Porto che ha tanto da raccontare, noi abbiamo pensato che
era una buona occasione per fare momentaneamente rientrare questo bene mai esposto fuori, se non una volta sola, diciamo, abbiamo presentato all'Arsenale della Marina Reggia una giornata di studi, proprio di tutti gli studi condotti dal 2008, e finalmente si poteva vedere questo bene. È chiaro, e qua mi permetto di dirlo subito, sia da parte del soprintendente, perché la volontà nostra è che i reperti devono appartenere ai luoghi, quindi è chiaro che i codici devono tornare a Mazara del Vallo, che è la loro patria, il loro territorio, e lo dico anche da parte del nuovo direttore, dell'architetto Luigi Biondo, che è il direttore del Pepoli ma anche del Museo del Satiro, per cui sicuramente ad anno nuovo questi meravigliosi codici torneranno nella loro sede. Proprio per questo con Ignazio abbiamo pensato e realizzato questa giornata, ma anche per dire, l'abbiamo anche promesso a Capitan Ciccio, ma è questo, ma tutto il territorio, abbiamo proprio pensato nel progetto di realizzare queste bacheche che ospitano questi due reperti, che sono assolutamente facili da smontare, fra virgolette, e rimontare, perché il codice può viaggiare, perché mani attente come quelle di Ignazio lo possono trattare. Questo è un codice in particolare, questo che è stato esposto per la Capitaneria, è un codice particolare perché è in pelle di razza. Adesso tornerà, comunque ne parleremo dentro, se no se sveliamo tutto, io e Ignazio non soprattutto non ha niente da dire. Soltanto vi dico questi, che ritorneranno all'aeroporto di Palermo la prossima settimana, dove staranno visibili nell'area delle partenze, per dire peccato che ve ne andate da quest'isola, perché c'è tanto da vedere, e perché l'altro che è tornato da Oxford, non vi svelo, quella è un'altra cosa bella, ma ci sarà veramente una mostra importantissima a Palazzo Reale, organizzata e curata dal soprintendente, perché tornano i nostri reperti dopo Amsterdam, Oxford, adesso staranno 3 mesi a Palermo, e poi finalmente a gennaio credo che potremo festeggiare il rientro ad anno nuovo in questa meravigliosa terra. Grazie. E allora, comandante, voi svolgete un lavoro fantastico, adesso poi con le fission avete preso anche, siete entrati anche, diciamo, nel cuore di chi magari non vi conosceva, no? E poi questi momenti particolari, tragici ma anche significativi, che magari a Lampedusa, certo, hanno visto il vostro lavoro svolto in maniera egregia. Ecco, la ringrazio. Io adoro le forze dell'ordine di tutti i generi e tutti i gradi. E allora dicevo, che cosa ci racconta rispetto al mare? Io le racconto brevemente, semplicemente. Noi abbiamo avuto l'onore, nell'ambito dei festeggiamenti del 40° anniversario dell'istituzione del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, di di ospitare questi codici venuti dal mare. E vede, noi abbiamo nell'ambito appunto dei festeggiamenti sono state intitolate delle strade alla Guardia Costiera, c'è stato un riconoscimento, un apprezzamento non soltanto da parte dell'amministrazione comunale ma da parte della cittadinanza, e abbiamo appunto nell'ambito di queste celebrazioni anche realizzato una mostra fotografica, e la presenza dei codici venuti dal mare ha impreziosito notevolmente questo evento che si è svolto l'altro ieri, quindi siamo stati proprio onorati e dobbiamo ringraziare quindi innanzitutto l'avvocato Tumbiolo, perché grazie alla sua caparbietà proprio abbiamo avuto questo risultato, e poi la soprintendenza del mare è fondamentale, sia il professore Tusa che l'architetto De Caro, ma anche il restauratore, perché materialmente è lui che mette mani. Ci ha consentito questa fantastica giornata, come diceva poco fa l'architetto De Caro, quindi grazie a loro. All'impegno di tutti. E allora vediamo l'impegno suo, che impegno particolare è? Guarda, ristrutturare, no, ricostituire? No. Allora le spiego subito qual è il problema. Io sono del laboratorio di restauro del materiale librario e cartaceo pergamenaceo, quindi mi occupo di restauro di carte antiche, pelli e pergamene. È bellissimo. Della regione siciliana, che è ubicato dentro la biblioteca centrale della regione siciliana a Palermo. Mi hanno portato questi reperti, la cui eccezionalità è il fatto che è un materiale organico che a prima vista non sembrava. Dopo che sono stati aperti tutti, sfogliati, analizzati, abbiamo capito che
Uno dei due, il primo, il più piccolo, che è stato portato da noi in un tempo precedente del secondo, qualche mese prima, è in materiale di pergamena. Il materiale di pergamena è come se fosse una specie di libro assemblato in un determinato modo, che dà l'impressione che forse potrebbe essere qualcosa o su cui si doveva scrivere o qualcosa su cui è stato scritto, ma che non si legge più, che il mare la scrittura se l'è cancellato. Erroneamente la parola codice, per cui l'abbiamo denominati così, dal punto di vista bibliografico di fatto non è un codice. Il codice si intende un assemblaggio di bifogli uno dentro l'altro. Il secondo, che è stato portato invece in un secondo tempo, dopo qualche mese, invece dopo varie analisi con il Ministero dei Beni Culturali, che ci ha aiutato nella ricerca degli istituti dell'Università di Firenze per fare il DNA e dell'Università di Lecce per la data. Quindi un lungo, intenso e meraviglioso lavoro. Abbiamo capito che è una pelle di un animale, di un pesce, di una razza marina, all'interno di questo manufatto, che misura 60 cm per 30 in un blocco di bifogli uno sopra l'altro, c'è una pelle unica, quindi un pezzo unico piegato a soffetto di 3,20 m di lunghezza, il che equivale a dire che, essendo una pelle di un pesce di 3,20 m unico, vuol dire che era almeno superiore di questa dimensione. Dalle analisi del DNA abbiamo capito che, innanzitutto, dalla datazione, che era della metà del Settecento, e che è una razza che non vive nei nostri mari, ma che sicuramente è stata trasportata dai mari del Sud America tramite qualche galeone che è affondato nel canale di Sicilia. Bravissimo. Sono sicuramente dei pezzi eccezionali e finora unici, perché non abbiamo riscontrato in tutto il mondo. Quindi va ringraziato che ha avuto la capacità, il coraggio di riconoscerlo, portarlo e non venderlo. No, e vendere praticamente era quasi invendibile, perché era un blocco di marmo pesantissimo, non si sapeva neanche cosa però fosse. È stato bravo, quindi, a capirne, insomma. Che certo, qualunque cosa viene recuperata che non è un pesce, non è una roccia marina o qualcosa che viene dal mare, è anomalo, sicuramente è prezioso e va restituito. Dottoressa Rossella Giglio, che presiede la sovrintendenza di Trapani, ma che qui ha molte competenze nel territorio, perché poi Trapani è la provincia, quindi da tutte le parti, è in questo momento qui a rappresentare la sovrintendenza, ma anche a raccontarci cosa? A raccontarci intanto il ruolo del nostro importante passato in questo territorio. Non dimentichiamo che qui da qualche anno, appunto, Mazara del Vallo è sede di più musei archeologici, perché insieme al Museo del Satiro, in piena attività, in piena collaborazione con l'amministrazione comunale, abbiamo anche realizzato degli allestimenti espositivi anche nella chiesa di San Bartolomeo, abbiamo anche al collegio delle bellissime testimonianze archeologiche, insomma, arricchiamo sempre di più per man mano tutte le varie attività che vengono svolte nel territorio, sia per quello che riguarda proprio il centro urbano di Mazara del Vallo, ma anche per tutto i dintorni, diciamo. Quindi un controllo della tutela che svolge la sovrintendenza di Trapani, ma che comunque arricchisce questa attività di tutela, arricchisce. Quindi questo incontro è anche importante, perché vi rincontrate tutti assieme e tutti assieme potete fare il punto di una situazione che spesso viene sottovalutata, perché la Sicilia, sì, tutti lo sappiamo, è la terra del sole, del mare, di tanta archeologia, e dove si mangia bene, però molto spesso non siamo capaci di vendercelo, no, questo prodotto. Certo, intanto è necessario che ci siano diverse professionalità, quindi speriamo che i ragazzi e i giovani acquisiscano professionalità per poter svolgere questo tipo di attività. E poi è importantissimo, ci sono queste iniziative di valorizzazione e di promozione, perché è sempre bene che la comunità, il gruppo, diciamo, tutti possano conoscere queste attività che svolgiamo. Per poterle vivere e per poterle far vivere.